Carlo, puoi grazie. iniziare? Vai. Allora, cominciamo mano 1. Dunque, voi vedete, a mano 1 già si comincia un po' con i bombardamenti, perché qui ci sono quelli che hanno aperto due quadri e quelli che hanno aperto due fiori. Vanno bene tutte e due le cose, secondo degli accordi. Ho visto che la maggior parte ha aperto due fiori questa mano e ci può anche stare. Allora, vediamo un po'. Hanno aperto due fiori, est dichiara passo, sud dichiara due quadri. Che vuol dire in attesa oppure che non ha mezzi controlli, cioè che ha una mano debole, cioè tutto dipende dagli accordi. Passo nord, dichiaro tre quadri, naturale. E qui Botin insultano, dichiarato tre senza. Probabilmente, forse si giocava bene anche cinque quadri, ma vediamo un po' tre senza, che è stato il contratto più gettonato. L'attacco di ovest è piccolo a cuore. Allora. Appena sceso il morto, uno dice: beh, qui ci sono sei prese di quadri, due di cuori, una di picche. Il contratto sembra in una botte di ferro. Adesso qui è obbligato a prendere, si vince. E la prima cosa che si fa si gioca l'asso di quadri e si ha una prima sorpresa, che è questa, che c'è il fante quarto. Adesso le prese, che prima che sembravano 9, adesso sono diventate 8. Ora, come si fa a proseguire questo contratto? È chiaro che gli avversari non possono incassare tante fiori perché abbiamo dama fante 10, soltanto che però noi dobbiamo fare 9 prese. Ora, giocare quadri, 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 praticamente giocare ancora quadri, quadri, quadri è un po' pericoloso perché l'ovest vince, ritorna ancora a cuori e come vedete io sono sempre fermo a 8 prese, non si sa bene dove fare la nona. E ci sono quelli che hanno giocato piccola picche. E piccola picche, dice, prova a vedere, bigliere in mano, soltanto che però questo non funziona bene, perché sarebbe andata benissimo se il re di picche fosse stato in est. Ma essendo in ovest, quello prende e ritorna a cuori. E come vedete, io sono sempre intrappolato lì al morto e ancora non ho fatto le prese. Adesso se gioco quadri, 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 ovest vince. E qui adesso, certo che ho il fante di picche vincente, però gli avversari possono, se io gioco le quadri, ovest vince al terzo giro, mi gioca fiori, il suo compagno vince dall'altra parte, mette sotto cuori e il contratto è andato in mano. Eppure questa mano qui, pensateci bene, il contratto è semplicissimo. Invece di giocare la piccola picca per la donna, bisogna giocare il fante di picche. Allora, il contratto è tre senza. Guardate, non era una cosa da fantascienza, eh. Basta pensare. Allora, l'attacco è piccola cuori, si vince porto. Giochiamo pure l'asso di quadri e scopriamo che ovest c'è il fante quarto. Ora si gioca il fante di picche e gli avversari, chiunque dei due abbia re, non ha alcuna importanza perché adesso se prendono con il re, io mi sono creato un intreccio in mano con la dama di picche per fare poi un passo al fante di quadri. Vediamo se quel fante di picche ovest dovesse prendere con il re, qualsiasi cosa faccia, anche se gioca ancora a cuori, io faccio in tempo a venire in mano con la donna di picche. E poi faccio la passa al fante di quadri e così faccio le mie 9 prese con estrema facilità. Vedete, anche se fosse stato in est, ma e se per caso mi lisciavano il fante di picche? Beh, se mi lisciavano il fante di picche, allora ritorniamo al conteggio iniziale. Ora non mi servono più tutte e sei le quadri, ma anche 5, quindi posso dare tranquillamente la presa alla quadri, perché io farò due picche, due cuori e 5 quadri. Quindi, se mi lisciano la donna, il fante di picche, allora attacco, diciamo, i cuori, asso di quadri, abbiamo il fante di picche, non ha importanza chi è il re, ma se mi lisciano, vedete, se me lo prendono, abbiamo visto come si fa, se me lo lisciano,
Beh, a questo punto ho fatto una presa a picche, adesso posso giocare tranquillamente quadri. Fino a dargli la presa anche con il fate di quadri. Ma io mai 9 prese le ho già portate a casa, che era lo scopo fondamentale. Adesso qualsiasi cosa giochino, anche se possono incassare 2 prese di fiori, ma altrimenti in ogni caso vado al morto con l'asso di picche o con l'asso di cuori e mi faccio le altre 2 quadri. E arrivo a 9 prese. Mano numero 2. Dunque, vediamo questa. Est apre senza. Sud dichiara passo e tocca a Ovest. Adesso qui ci sono quelli che hanno dichiarato immediatamente 3 senza e altri, diciamo che c'è chi ha interrogato 2 fiori, soprattutto quelli che giocano l'apertura di un senza anche con la quinta nobile, è giusto avendo il singolo di cuori e la terza di picche interrogare il compagno se, perché se per caso c'è la quinta di picche si gioca meglio 4 picche. Oppure ci sono quelli che dichiarano su senza, dichiarano 3 cuori per dire che hanno tutti e 2 minori, cioè proprio con il singolo di cuori. In ogni caso, la maggior parte ha dichiarato 3 senza. E vediamo qui in questo caso come si giocano 3 senza. L'attacco di Sud, normale, dama di cuori. Allora, qui contiamo, è chiaro che qui bisogna contare le prese prima. Noi abbiamo 5 a quadri, 2 a cuori e 1 a fiori. Abbiamo 8 prese, dove viene fuori la nona. Ora, qui ci sono alcuni che si sono rafforzati in questo contatto, hanno vinto a cuori, hanno cominciato a incassare quadri. Però, prima di proseguire, attenzione, certo, potete incassare le quadre, eccetera, però le prese sono sempre, per il momento sono ancora 8. Da dove viene fuori la nona presa? Dunque, ci sono quelli che hanno incassato le quadre e poi hanno fatto la passe di fiori. Questa era una possibilità, la passe di fiori. Però, con la passe di fiori che va male, alla fine sono finite, è finita che sono andati sotto. Hanno giocato tutto su un sorpasso, quello di fiori, che però purtroppo è dato male e tranne regali da parte degli avversari, il contratto viene battuto. Ma qui, come vedete, i sorpassi da fare, cioè le possibilità, sono due. Uno sicuramente è quello di fiori e l'altro è anche quello di picche. E infatti questo è il punto. Qui due sorpassi a disposizione sono meglio di uno. Cioè, giocarsi tutto sulla base di fiori significa giocare al 50%. Invece questa mano qui, dopo aver fatto la parte, bisogna giocare a picche. Dice, ma che succede? Qui si va a picche e si passa a re. E dice, ma Nord potrebbe vincere con l'asso di picche, che importanza ha? Abbiamo ancora a disposizione la parte di fiori. Oppure qualcun altro mi dice, ma Nord potrebbe avere addirittura la quinta di picche. Ma per carità, tutto può essere. Certo che se c'ha la quinta, dovrebbe avere asso da fante e quindi di picche. Anche quello era possibile, diciamo un po' improbabile, però io preferisco giocarmi due chance piuttosto che una sola. Quindi questa mano si prova le picche, se va bene abbiamo vinto, se va male, dovessero vincere, si possono certo anche incassare 2 picche o 3 picche, poi giocano cuori, ma io ho sempre ancora a disposizione la pass di fiori. Quindi mi gioco due chance invece di una. Mano numero 3. Dunque, allora, qui Sud dichiara passo, Ovest apre un senza, Nord dichiara passo. Ecco, attenzione, questa mano qui ve l'ho messa perché? Per far vedere quali sono le difficoltà licitative di questa mano. In genere, quando uno ha una quinta nobile, anche se è anche è una quarta minore al lato, il problema non si pone perché uno fa il transfer. Può dichiarare prima, diciamo, se uno ha la quinta di picche e la quarta di quadri, può dichiarare 2 cuori, transfer per le picche, e poi su 2 picche del compagno eventualmente dire 3 quadri. Ecco, se ha la mano forzando il manche, può descrivere in questo modo. E
la cosa diventa un po' più fastidiosa con mani di questo genere qui, cioè dove si ha la quinta di picche e la quarta di cuori. Perché? Perché prima picche e poi dichiarando il secondo seme, finisce che poi, se avete il fil da cuori, la giocate dalla parte sbagliata. Infatti, qui quelli che hanno il suo senso, che hanno dichiarato due cuori, transfer per le picche. Vedete, senza, vedete che il fatto di fare transfer picche avete dichiarato le cuori. Ora non potrei, è chiaro che l'Ovest dichiara due picche. Adesso dichiariamo tre cuori per dire che abbiamo cinque picche e quattro cuori. E però il nostro compagno ci appoggerà a cuori. Però, come vedete, stiamo giocando il contratto dalla parte, probabilmente quella sbagliata. Non esiste una parte dritta. Diciamo che normalmente si fa giocare la mano più forte, quindi quando uno apre di un senza e noi abbiamo una decina, 8, 9, 10 punti, è chiaro che la mano più forte è quella dell'apertore. Ecco il motivo per il quale si fanno i transfer. Il transfer si fa proprio per far giocare la parte, la mano più forte, il contratto, quella che può avere le forchette. Infatti, vedete che questa mano qui, giocata da ovest, è più facile la mano, perché giocando da est si riceve l'attacco a fiori e ci possono essere già dei grossi problemi. C'è chi gioca la convenzione proprio per far fronte a questi tipi di mani qui. Quando si hanno 5 in un nobile e 4 nell'altro, ecco, dichiarano due fiori e dopo al giro, se il compagno risponde due cuori, due picche, il problema l'hanno risolto e hanno già trovato il fit. Ma se il compagno dovesse dire due quarti, loro dichiarano a tre il seme nobile quarto, che sta a indicare proprio sì, la convenzione si chiama la Smolin, dove significa appunto che so, la quinta in un seme, la quinta in un nobile e poi la quarta nell'altro nobile. Naturalmente si dichiara a tre il seme quarto, perché tanto lì molto probabilmente non si giocherà in quel seme lì. Per dare la possibilità al compagno che ha aperto di un senza, che non ha quarte nobili, di giocare magari quattro picche se c'ha la terza di picche, o quattro cuori se c'ha la terza, se noi abbiamo la quinta di cuori e dovesse avere la terza, insomma. Comunque, vedete che questa mano qui, la miglior dichiarazione proprio in questo caso qui sarebbe stata proprio due fiori, torniamo indietro. Nel caso specifico, con la dichiarazione di due fiori si arriva facilmente alla contrazione. Atto dalla parte migliore. Vediamo adesso. Portiamo la mano. Allora, l'apertura sud dichiara passo, ovest apre di un senza, nord dichiara passo, est dichiara due fiori, sud dichiara passo, ovest dichiara due cuori, e nord, e il compagno può dire anche quattro cuori. Se uno può spingere un pochino, ci stanno, soprattutto in duplicato queste mani qui. Allora, l'attacco di Nord è naturale, è l'attacco dove ha la sequenza a quadri. L'attacco Fiori, come dire, avrebbe favorito il dichiarante, visto che sta giocando dalla parte dove c'è il Re di Fiori. Ora, come si gioca con queste mani qui? Quando abbiamo il fit 4-4, sempre fate poi i conti delle prese, delle perdenti. E soprattutto stabilite qual è la mano base. Non sempre la mano base è quella più forte, può essere anche quella più conveniente. Prendi questo caso qui, qual è la mano base? Dovrebbe essere est la mano base, perché c'è un seme lungo da affrangare. Infatti qui il problema di questa mano è proprio questo, che si gioca per l'affrangamento del seme di picche. Quindi qui si vince con l'asso di, e qui si gioca subito picche. E picche ancora, poi si gioca picche. E se avete il timore, diciamo, che l'avversario possa sudagliare, vabbè, beh, ma visto che abbiamo tutte le attu più alte anche al morto, si taglia di donna. Come vedete, qui questo qui scarta, adesso si va al morto con i 10 di cuori. Giocate pure ancora picche, lo tagliate con l'asso, e qui diventa tutto abbastanza agevole questa mano qui. Adesso giocata ancora a cuori, la quinta picche si è affrancata, adesso giocate fante di cuori, ecco che potete incassare la quinta picche,
E quindi avete fai. Adesso proverete a giocare fiori per il re per fare eventualmente la sua revima. Intanto il contratto lo avete portato a casa. Mano numero 4. Allora, ovest dichiara passo, nord apre un cuore, est è normale la dichiarazione di due guardie. Dovrebbe essere, normalmente dovrebbe essere sesto, però quinto di quella natura lì ci sta perfettamente. Quindi due guardie, così come ci sta il contro da parte di sud, contro sfrutti, eccetera. Cosa si dichiara con le carte di nord? Quelli che hanno dichiarato due picche, diciamo che hanno un po' sottodichiarato, ecco. Con quelle carte lì, ecco, quando avete 15-16 punti, a fronte del contro sfrutti del compagno, che dovrebbe essere 9-10 punti, questo. Ecco, con quelle carte lì bisogna fare un tentativo di marcia, insomma, perlomeno forzarla a marcia. Sappiamo di avere almeno 25 sulla linea, a meno che il compagno non abbia fit. Con quelle carte si dichiara tre picche. Non dica, due picche è troppo poco, due picche lo dichiarereste anche con il re di cuori di meno, con il re di picche di meno, cioè anche con 12 punti dichiarereste due. Quindi con queste carte si dichiara tre picche. Certo che non è obbligatorio avere la quarta di picche, ma se ha detto contro, adesso non gli vanno bene nelle cuori delle picche, molto probabilmente giocherà tre senza. Certo che se non ha il fermo a quadri, non ha le picche, eccetera, non è ancora ben chiaro il motivo per cui abbia fatto contro Sputnik, che se non ha l'appoggio al cuore, non ha la quarta di picche, non ha il fermo di quadri, con soltanto la quinta di fiori, forse non avrebbe detto. Però in ogni caso, si può anche decidere di giocare 4 cuori, 4 picche con la 4-3. Ecco. In questo caso qui non ci sono dubbi, si dichiara 4 picche. Ripeto, se il nord dice due picche, il sud non è obbligato a parlare, no, avendo già detto di avere una decina di punti, con quelle carte lì può anche decidere di dire passo due picche. È vero che c'ha l'appoggio quarto, c'ha 9 punti, c'ha il singolo, però ha il singolo nel semi di apertura, non è che abbia delle carte bellissime. Comunque, adesso in questo caso, quattro picche ci sta benissimo. Ora fate attenzione, perché queste sono mani abbastanza delicate da giocare. Anche questa c'ha la 4-4, anche qui bisogna stabilire qual è la mano base. Fatto sta che però l'avversario gioca quadri, dobbiamo rispondere, e questo continua ancora a quadri. E qui dobbiamo tagliare. Ovest, naturalmente qui scarta la piccola cuori. E noi dobbiamo tagliare. Adesso, guarda, questa mano sembrerebbe una cosa abbastanza semplice. Se le picche fossero divise tra i due, no? La mano sarebbe semplice. Il problema è che potrebbero essere 4-1 le picche. E se sono 4-1 le picche, ecco, qui sono veramente problemi per questa mano qui. Quelli che hanno battuto, perché ci hanno accorciato adesso. Certo che possiamo, non è, abbiamo le picche molto belle in mano, però ne abbiamo solo tre. La cosa migliore da fare, vediamo un po', in ogni caso, sarebbe quella di affrancare il seme di cuori. Però anche questa volta, fate attenzione, guarda, che sul terzo giro di quadri, Povertà ha scartato una cuore. Adesso si corre il rischio veramente di beccarsi il suo taglio. La domanda da farsi però è questa. No? Se ci becchiamo il suo taglio, che cosa ci succede? Perché noi dobbiamo farne 4, non dobbiamo farne 5. Certo che se non ci sottaglia diventa tutto sempre probabile che se ne facciano 5, ma se ci becchiamo il sottaglio qui, ecco, tagliamo con la piccola e questo ci sottaglia. C'è successo qualcosa di drammatico? No. Abbiamo soltanto, certo, abbiamo perso una presa, no? Però noi non siamo ancora andati sotto. Adesso vedete, abbiamo però questo vantaggio, adesso non può, ovviamente quadri non ne ha più, quindi non ne può giocare. Cosa può giocare adesso? O picchi o fiori? Mettiamo che giochi i fiori. Va bene, prendiamo al morto. Adesso possiamo venire in mano tranquillamente a picche. Tutti rispondono, la cosa ci fa piacere. Vedete che sono rimaste solo due picchi in circolazione adesso. Adesso possiamo giocare tranquillamente cuori. La tagliamo con la dama di picche. Adesso possiamo battere
le altre due picche e quelle tre. E poi incassiamo la cuore vincente. Poi incassiamo la cuore vincente. E poi ci facciamo l'asso di fiori. Quindi, come vedete, la realizzazione di questo contratto era non dover preoccuparsi. Ecco, quelli che hanno cominciato a studiare subito con la dama, no? Sì. Però dopo diventava un pochino più complicato farlo, soprattutto perché trovavano la 4-1. Voi vedete che qui, anche trovando la 4-1, non c'erano dei grossi problemi. Mano numero 5. Dunque, adesso qui, Sud apre 2 senza. Ovest dichiara passo, nord dichiara tre cuori, transfer per le picche. Scusate, qui ho fatto un po' confusione. Sì, la dichiarazione era da così, soltanto che però la rimetto di nuovo. Allora, nord dichiara passo, est dichiara passo, sud apre due senza, ovest passo, nord dichiara tre fuori transfer per le picche, sud dichiara tre picche, obbedisce, ovest di nord dichiara tre senza, ha detto di avere la quinta di picche, e adesso decide sud se vuole giocare quattro picche o tre senza. Bene, adesso ci sono quelli che poi, che invece su tre cuori hanno detto direttamente tre senza, evidentemente hanno riaccorti che dicendo tre senza negano di avere tre carte in picco. E allora vediamo un po' come va il gioco. Ovest ha l'attacco naturalissimo, fante di cuori. Dunque, qui contando le prese ce ne sono tre a cuori, due a fiori, a quadri possiamo farne tre, difficilmente se ne fanno quattro. Dico difficilmente per una ragione molto semplice. Certo, possiamo dare a morto, fare un passo, però per farne quattro ci vuole l'aiuto, un errore da parte degli avversari, perché se il re è messo in ovest non se ne possono fare quattro perché dobbiamo dare una presa agli avversari, ma anche se in est, perché basta che coprono il fante. Se io gioco il fante di guardia e me lo coprono, io non riuscirò mai a fare quattro prese. Quindi mettiamo nel conto che possiamo fare tre prese di quadri. Allora, tre prese di quadri, tre prese di cuori, due di fiori, sono solo otto però. E la nonna da dove viene fuori? Beh, la nonna può venire fuori a picche, però attenzione, non abbiamo tante comunicazioni mano morta. Fatto sta che però la strada migliore per fare queste prese, adesso se uno prende subito quell'asso di cuori per giocare a picche o anche a fante di quadri, abbiamo solo bruciato un ingresso al morto e poi non si sa bene dove si va a finire. Qui invece bisogna approfittare, questa mano qui si vince di mano a cuori, e si gioca subito picche. Non preoccupatevi, questa mano voi contate, avete otto prese, se ne fate una, basta anche solo una a picche, voi avete ancora il doppio controllo sia a fiori che a cuori. Questa mano qui si gioca a picche. Ora, i casi sono due: o ci viene preso oppure lisciano. Vediamo un po', se gli avversari vincono con l'asso e giocano ancora a cuori, vedete che ancora potete prendere e di giocare ancora picche, e voi vedete qual è la situazione. Adesso tocca a Ovest. Se Ovest mette la donna, finisce che noi faremo tre prese di picche, che sommate le tre prese di cuori e due di fiori più una di quadri, non metto più nel conto le prese di quadri, sono già arrivato a 9 con le prese di picche. Se poi dovesse far presa, dovesse vincere il fante di picche, vedete adesso ho fatto la presa che mi serviva, adesso mi giro a quadri. Ovviamente non continuo a picche perché non è detto che siano tre, tre adesso. Ma stesso discorso vale se mi lisciavano, per esempio, il re di picche. Se per esempio mi lisciavano il re di picche, perché può capitare anche questo, che gli avversari non sono obbligati a prendere. Vediamo che sul re di picche Ovest decide di non mettere l'asso.
Ecco, come si prosegue? Chiaramente adesso non si prosegue più picche, voi avete già 9 presi, adesso naturalmente potete giocare tranquillamente quadri. Abbiamo già detto che quadri più di 3 prese non riuscite a fare in ogni caso. Partire dal morto non è molto significato perché mi viene il fante di quadri mi viene coperto dal re e io comunque più di 3 quadri non riesco a fare. Quindi adesso che abbiamo rubato la prima picche possiamo girarci a quadri. E ci garantiamo le nostre 9 prese. Cioè abbiamo fatto 3 cuori, 3 quadri, 2 fiori, più una picca che abbiamo fatto prima. Dice, ma giocando in questo modo poteva succedere che giocavo re di picche, 9 mi vinceva, giocava ancora cuori, noi prendevamo, vi giocavamo picche, potevamo trovare la donna in est. Sì, però se est dovesse giocare ancora cuori, vuol dire che le cuori erano divise. E quindi, come vedete, con le cuori divise, diciamo, a quel punto lì io posso perdere anche 2 picche, una cuori, perché ne pago una sola se sono divise. 3 le faccio io, gli avversari ne posso farne una sola, e al massimo una quadri. Mano 1-6. Dunque, allora, vediamo questa mano qui, est apre un picche, sud dichiara passo, ovest dichiara 2 cuori, nord dichiara passo. Ecco, che si dichiara con le carte di est? Beh, cioè, visto che 2 cuori deve essere per forza almeno quinto per definizione, perché altrimenti non si dichiara 2 cuori, è chiaro che est può anche appoggiarmi. Con la terza si può appoggiare, non è che ecco, basta solo ricordarsi questo, dato che 2 cuori forzando a mancia. Se voi ne dite 4, vuol dire che avete la mano minima. Se invece ne dite 3, vuol dire che avete una mano buona. E quindi date anche la possibilità eventualmente di fare un sondaggio per lo slam, se, visto che 2 cuori è forzando a mancia. Se 2 cuori non è forzando a mancia, cambia tutto il discorso. Ma qui la maggior parte di noi gioca 2 su 1 che è forzando a mancia. Quindi con le carte di est si può dire benissimo 4 cuori. Alcuni dichiarano, ripetono le picche, poi danno l'appoggio, diciamo, ritardato, per distinguere l'appoggio terzo dall'appoggio quarto. Però, ripeto, tutti i sistemi sono validi, basta avere precisi accordi col compagno. Comunque il contratto è 4 cuori e il nord attacca l'attacco normalissimo, di re di fianco. Dunque, qui avete 5 prese di cuori secche, più 3 a quadri, più una a fiori, sono 9. E la decima? Beh, la decima, la risposta è semplice, basta tagliarsi una quadri al morto. Vedete che voi fate asso e dama di quadri, e una quadri al morto la potete anche tagliare con la dama di cuori, per evitare il pericolo del suo taglio, e voi farete 5 cuori, 3 quadri, scusate, 5 cuori, 3 quadri, l'asso di fiori, più il taglio a quadri, quindi farete 5 cuori più una di taglio 6, 3 prese di quadri e l'asso di fiori. E queste sono le prese che vi spettano. E allora passiamo all'esecuzione. Ecco, qui non bisogna commettere l'errore. In questa mano c'è cioè chi ha commesso questo errore qui, ve lo faccio vedere qual è l'errore. Quello di dire, vabbè, io me la taglio dopo, intanto faccio 2 giri di attù. Ecco, uno dice, beh, adesso mi taglio la quadri. Beh, qui ha commesso un errore, vediamo perché. Perché adesso dice, vabbè, c'ho un quadri, quadri ancora. Dice, non occorre incassare la donna di quadri perché è pericoloso, però io mi taglio la quadri al morto con la donna. Però il problema è che adesso sono al morto. E c'è ancora una tua in circolazione. E adesso che si gioca? Adesso c'è chi ha giocato fiori o picche, vedete, già uno gioca fiori. Solo che, ecco, Nord vince con la fiori, però Nord ha visto com'è la situazione delle quadri. Se il suo compagno gli ha dato i 2 più di quadri, può benissimo giocare quarte. Guardate poi il disastro del dichiarato. Il taglio della quarta quadri, adesso pagherà ancora una fiori, una picca, ed ha forzato un contratto che invece era veramente lì in tavola.
che cosa bisogna fare? Non bisognava battere due giri da tubo, al massimo uno, in modo da poter fare il taglio tranquillamente dalla terza quadri e poi battere le a tu rimanenti che eventualmente sono in mano agli avversari. Allora, gli metto la mano, scusate, questa è la precedente. Allora, gli metto la mano, il contratto è quattro cuori. Allora, la tavola di fiori, potete prendere tranquillamente. Non avete, potete anche battere, ma solo un giro di fuori, eh? Questo lo potete fare. Ora non potete permettervi questo lusso di battere un altro giro. Adesso dovete giocare quadri. Quadri ancora. E quadri, e la taglia piccola quadri, ovviamente, e la tagliate con la donna di atto. Bene, adesso potete vedere che avete ancora un atto al morto, quindi potete battere gli atto e togliere di mezzo gli atto degli avversari. E infine, e farvi anche la quadri, che avete ancora vincente in mano. Ecco, adesso che avete tolto di mezzo, adesso potete anche incassare la quadri. Certo che avere i picche è inutile, provate a giocare i picche sperando che magari ve lo liscino, però la questione è che tanto non ha molta importanza perché l'importante era mantenere il contratto. Avete fatto comunque le 10 prese. Mano numero 7. Dunque, vediamo qui, Sud apre un fiore. Questo passo, loro dichiaro un picche. Alcuni con le carte di est sono intervenuti, ci può anche stare, però diciamo un po' pericolosi in zona. In ogni caso, mettiamo che uno dichiari due cuori. No? Sud, chiaramente, dà la poggio a picche. E voi vedete che qui, questa mano qui, adesso, nord, queste sono le mani dove la manche si chiama con estrema facilità. Qualcuno, diciamo, ha spinto la dichiarazione. Ci sono quelli che hanno spinto, sono arrivati addirittura fino a Slam. Io adesso vi faccio giocare solo quattro picche, ma vi faccio vedere come se ne possono fare anche sei questa mano. Vediamo l'attacco e re di cuori. Ora, come vedete, in questa mano ci sono cinque prese di picche, una di cuori, una di fiori e una di quadri. Ecco, come si gioca questa mano? Beh, la cosa più evidente è quella di giocare per l'affrancamento dai quadri, cioè tagliarsi le quadri ed eventualmente sperare che la quinta quadri sia già franca. Quindi, qui si vince con l'asso di cuori. Avete tutti gli atù maggiori, quindi non vi fanno paura gli atù degli avversari. Quindi, via, giocate subito quadri e quadri taglio. Potete anche tagliare, via, via. Adesso venite in mano con un pezzo di picche, vedete che sta avendo tutte le atù maggiori, ecco, tutti rispondono, adesso potete tagliarvi ancora un'altra quadri. Potete, a cuori non correte nessun rischio, se, soprattutto se le ha dichiarate, via. E vi tagliate ancora un'altra quadri. Vedete che adesso giocate ancora a cuori, tagliate anche questa, battetele a tutte. Vedete come è diventato abbastanza facile fare 12 prese. Adesso vi incassate la quadri franca, qui potete buttare via e poi vi fate l'asso di fiori. Quindi non c'è un basta. Certo che se uno comincia a battere due giri di atù non riesce più a tagliarsi le quadri. Ecco, gli atù servivano proprio per tagliarsi le quadri e affrancare la quinta. Mano numero 8. Dunque, vediamo qui, ovest.
Passo, Nord Passo, Est Avenpiken. Dunque, ci sono quelli che con le carte di sud hanno detto contro. È un contro, diciamo, un po', è un azzardo, perché dire contro con soltanto due carte di cuori è un po' pericoloso. Perché con quelle carte lì cosa succede? Dichiaro contro, il nostro compagno ci dichiara le cuori, non è che siamo molto felici. Con quelle carte lì bisogna dire passo, non si può dire proprio, assolutamente non si può dire contro. Dall'altra parte, ecco. Io ho visto, stranamente, ho visto il GIB dire semplice due picche. È strano perché la Druli dovrebbero conoscere o perlomeno applicarla anche i robot. Con queste carte, dopo essere passati di mano, avere il filtro quarto con una decina di punti, sì, lavora, perché ho visto in alcuni tavoli il GIB ha detto semplicemente due picche, quindi non è chiaro. Certo che se uno fa la Druli con queste carte qui, fa. Soprattutto chi fa la doppia Druli, due fiori con la terza, due quadri con la quarta, con la quarta, una decina di punti, diventa anche un po' più facile per Est prendere l'iniziativa. Perché è chiaro che su due picche Est dichiara passo. Sull'invitante può anche decidere, visto che stiamo giocando in duplicato, di dichiarare la manche. Vediamo un po', io adesso la faccio giocare la manche, perché non è una cosa facilissima. Infatti, su quelli che non sono riusciti a farla, vediamo l'attacco normale di sud R di fiori. Infatti, noi vediamo che subito abbiamo tre perdenti immediati a fiori. Come si farà a fare questa manche? Poi dobbiamo sperare che ci sia re di cuori dentro, ma non solo. Adesso, intanto rispondiamo a fiori. Ripeto, sono quelli che hanno chiamato la manche e poi sono andati storto. Vediamo qui: fiori, fiori. E poi si fa un terzo giro di fiori, prende Nord. Ecco, Nord può anche rinviare quadri. Vediamo che succede con il rinvio quadri. Beh, alcuni hanno messo la dama, dice tanto non mi costa niente, e vediamo che cosa succede. Dama, prendiamo con l'asso. Se stavamo quasi, non prometteva qualcosa. Certo, abbiamo fatto un tentativo, però la questione è questa: per chi ha giocato quattro, perché ha chiamato quattro picche? Ora non solo deve andare bene la base di cuori, ma soprattutto dobbiamo fare anche quattro prese di cuori, perché altrimenti abbiamo una quadri perdente. E come si gioca questa mano qui? Ora, quelli che hanno giocato hanno battuto le atù e poi hanno giocato la dama di cuori. Beh, si sono giocati una scommessa praticamente che non è al 50%, è un po' meno del 50%, perché devono trovare il re di cuori ben messo, ma soprattutto le cuori divise a 3-3, perché se sono 4-2 le cuori, e noi giochiamo, ma vi faccio vedere, se uno gioca, batte 2-3 giri di atù, quello che succede. E adesso uno gioca la dama di cuori, sud può anche coprire. Se adesso, se uno non trova le cuori divise tra tre, si trovano i pasticci. Nel caso specifico, si è verificata una situazione stranissima che io vi faccio vedere per quelli che hanno commesso un errore. Ecco, quell'otto di quadri permette addirittura di fare la mano anche con questo errore qui a cuori, perché uno può vincere con l'asso di cuori. Adesso. Beh, no, non ce la può fare perché avendo il fante di picche che è più alto delle picche della mano, non c'è neanche la possibilità di fare lo squizzo. Perché se avesse avuto una piccola picche al morto e le carte più alte in mano, poteva battere le altre due picche e chi aveva la retta a cuori e anche era l'unico ad avere sia la retta a cuori che a quadri, praticamente era compresso. Però ritorniamo indietro, non è il problema della compressione questa mano, il problema è come si gioca questa mano immaginando il re di cuori messo dentro. Allora, con il re di cuori dentro bisogna giocare in modo da vincere se le cuori sono 3-3, cioè con il re terzo, ma anche se il re è secondo. E per fare una cosa del genere bisogna fare questo. Possiamo battere due giri a due e giocare subito piccola cuori. E si passa a 10. Attenzione, si viene ancora in mano con la picche e di nuovo si gioca a cuori, non si gioca a barre.
Sei re terzo, va benissimo. Sei secondo, però guardate cosa succede, che noi adesso abbiamo vinto a cuore, ritorniamo in mano a dama di cuore, adesso sì che riusciamo a fare 10 prese, perché riusciamo ad andare a morto con la picche e a scartare la quadri perdente sul fante di cuore vincente. Quindi, vedete, bisogna manovrare bene, cioè non utilizzare tutte le attue immediatamente, ma gradualmente, e giocare piccola cuori. Per vincere, non solo con re di cuori piazzato, è chiaro che se re di cuori è fuori a passo, questa mano qui non ha storia. Mano numero 9. Oh, questa è quella che abbiamo appena visto, no? Adesso passiamo alla 9. Dunque, allora, nord apre quadri, est passo, sud dichiara un picche, ovest dichiara passo. Ci sono quelli che hanno dichiarato un senza, ma non è correttissimo dire un senza come simbolo di picche. Ritengo più normale, giocando naturale, una dichiarazione di due fiori. Certamente, quattro catene a fiori, però questa è una dichiarazione normale. Su due fiori, adesso tocca a sud. Sud ha la forza per giocare marci, naturalmente, avendo la 14 a fronte dell'apertura. Adesso sud, ovviamente. Alla quinta di picche non sa, il suo compagno potrebbe avere tre carte di picche, oppure se non ha tre carte di picche, utile sarebbe che giocasse lui tre senza se c'è il femore di cuore. Ed ecco che fa il quarto colore forzato. Quarto colore che significa proprio appunto questo. Dimmi, chiariscimi bene la mano. Se hai la terza di picche, appoggiami pure. Altrimenti ti chiedo se hai il femore di cuore. Se hai il femore di cuore, è giusto che le giochi tu i senza due. E infatti adesso Nord dichiara due senza. Che vuol dire che ha fermo di cuori scusate, qui si torna indietro e sud ovviamente dichiara tre senza. L'uso del quarto colore forzante proprio con questo significato. È l'attacco normalissimo da parte di est e di piccola cuore, dove ha la quinta. Dunque, anche qui vediamo questa mano. Abbiamo due prese di cuori, due prese di picche, per il momento contiamone solo due, una a fiori e due a quadri. Quindi, cioè, di teste abbiamo due a cuori, due a picche, due a quadri, e qui abbiamo sette prese solo di assi. E dobbiamo farne altre due. Beh, le altre due possono venire fuori da tante cose, possono venire fuori innanzitutto dalle quadri. Vedete che abbiamo 5 quadri in mano, 3 a morto, con le quadri divise 3 e 2, in questa mano possiamo fare, anche cedendo una presa a quadri, ne possiamo fare 4. Quindi facendo 4 quadri più 2 picche, più 2 cuori, più 2 fiori, saremo già a 9. E se le quadri non mi danno le prese perché troviamo le carte malmesse, beh, abbiamo ancora a disposizione la base di picche, abbiamo anche a disposizione la base di fiori, come vedete abbiamo diverse situazioni, ma da dove cominciamo? Beh, qui bisogna cominciare innanzitutto dalle quadri. Vediamo che è quella che offre maggiori possibilità. Quindi qui si vince a cuori. E attenzione, già qui molti hanno commesso un errore banale. Ve lo faccio vedere. Che è questo? Hanno giocato asso, re di quadri, e poi si accorgono che le quadri sono 4-1. E già comincia la cosa, va. Ci sono quelli che hanno giocato un po' meglio, non hanno giocato asso di quadri, ma hanno giocato asso di quadri e piccola quadri. Sembra apparentemente che le cose siano migliorate, ma solo relativamente, perché vedete, qui vince, rigioca ancora fuori. Noi che facciamo? Vinciamo, però non siamo in condizione di fare quattro prese a quadri. Perché? Perché abbiamo il nostro 10 di quadri al morto che ci blocca. Adesso noi andiamo al morto con la picche o con la fiori e giochiamo il 10 di quadri. Ovviamente, ovest si guarda bene dal coprirlo, il 10 di quadri fa presa, e noi abbiamo le due quadri vincenti che però non potremo mai incassare perché non abbiamo l'ingresso in mano. Che si doveva fare? Beh,
Bisognava sbloccare le quali fin dall'inizio, che non costava praticamente assolutamente nulla. Allora, vi rimetto la mano. Certo che poi avevate, era per non passare poi nel caso in cui le quadre siano proprio malmesse, cioè se la quarta di quadre dovesse avere la est, ecco, questo intendo dire malmesse. Allora, il contratto è tre senza. Guarda che ci sono delle cose, degli automatismi che vi portano poi a perdere i contratti. Questa mano qui va benissimo giocare l'asso di quadri, ma non bisogna mettere il 5, bisogna mettere il 9 o il 10. Vedete che adesso si gioca a picco a quadri. Se le quadri sono divise, vedete, non ci è costato assolutamente nulla questa cosa qui. Se invece le quadri dovessero essere 4-1, ecco, guardate, in questo caso qui. Tocca all'avversario. Adesso l'avversario può vincere con fa, però la situazione è diversa da prima. Adesso questo qui mi gioca poco, perché adesso sono in grado di farle le quattro prese di parte, perché adesso vado a morto o a picche o a fiori. Mettiamo che giochi picche, vinco con il re. Adesso posso giocare 5 di quadri e passare l'8 e vedete che così adesso mi faccio le mie quattro prese di quadri, più poi farò ancora una presa di fiori, una presa di picche e le due prese di cuori e sono arrivato a 9. Mano numero 10. Dunque, vediamo qui. Est apre un fiore, c'ha 12 con la 4-3-3, quindi ci sta tutto. Un fiore, sud dichiara passo, ovest dichiara un picche, nord dichiara passo e est dichiara due picche. Sud dichiara passo e adesso anche qui, questa è una mano dove è chiaro che ovest può anche immaginare di poter giocare lo slam in questa mano qui. Certo, bisogna vedere se compaiono le carte giuste. Che si fa? Non è che si va a caso. Noi abbiamo il voto a cuori, ma il nostro compagno potrebbe avere punti a cuori o non avere niente a quattro, potremmo perdere delle quattro. Quindi, comunque, la cosa da fare in queste situazioni qui, soprattutto quando il compagno ha aperto due fiori e adesso si è appoggiato nel nobile, la cosa più normale da fare è dichiarare due senza, che è forzante, che significa chiariscimi la mano. Cioè, quello che il compagno ha aperto di fiori, potrebbe avere la quinta di fiori, la quarta di fiori, oppure anche solo due carte di fiori, può avere la mano bilanciata con la quarta di picche, potrebbe avere la quinta di fiori più la quarta di picche, oppure può avere una tricolore. Chiediamoglielo. Ora, se su due senza il nostro compagno si dovesse dire che so, tre picche, vuol dire che c'è la mano minima bilanciata. Se mi dichiara tre fiori, vuol dire che ha la quinta di fiori e la quarta di picche. Se mi dovesse dire tre quadri o tre quadri, vuol dire che ha la tricolore. Certo che se ha la tricolore, no, è la cosa, mettiamo che abbia il singolo di quadri, ecco, ma adesso se mi arriva a tre quadri, vuol dire che ha la tricolore e il singolo di quadri, e con il singolo di quadri posso anche immaginare di giocare a lei. In ogni caso, mi arriva a tre picche, che vuol dire mano minima, bilanciata. Adesso posso anche, vediamo. Ho già detto, qua, nel momento in cui dichiaro due senza, è chiaro che sto dicendo che avrei la mano buona, perché sarebbe un controsenso, abbiamo trovato il fit e poi tutt'altro mi dichiaro senza. Adesso posso dichiarare quattro fit. E sto dicendo che ho ancora delle velleità. Adesso, qui dall'altra parte, se mi dice quattro quadri, e vedete, le cose si fanno un po' meglio. Ora ci sono quelli che sono andati adesso, dopo aver ricevuto la cupidda a quadri, posso anche decidere di andare a slam. Certo che potrebbe avere soltanto re di quadri, cose, quindi non è che sia, è un po', diciamo, non è che sia un azzardo, però non è che sia una cosa sicurissima. Ecco, no? Questo potrebbe dire quattro cuori per sentire se per caso il compagno dovesse fare ancora delle cubine. Se dovesse avere asso re di quadri, potrebbe dichiarare cinque quadri. In questo caso specifico è chiaro che este dichiara quattro. Ora noi potremmo decidere di passare adesso oppure andare avanti, cioè, la cupidda quadri l'abbiamo avuta. Se vogliamo rischiare, si può andare. Ci sono quelli che sono arrivati fino a slam. Adesso vi faccio vedere come si fa a fare questo slam, perché non è una cosa facilissima.
vediamo. Sicuramente deve aver chiamato Gerusalemme. E Nord attacca la dedico Atria. Dunque, a prima vista sembra, il contratto sembra semplice. Certo, quel re fante di cuori praticamente sono proprio delle carte inutili, non sappiamo proprio cosa farcene. Però, contando le prese, noi abbiamo 5 picche più 5 fiori, sono 10, più l'asso di quadri, 11. Sono già 11. E per fare, tanto che dobbiamo fare 12 prese, no? E dove le possiamo fare? Beh, è chiaro che qui, se le picche dovessero essere divise, o anche 2-2, o anche 3-1, la mano non presenta proprio nessun problema, perché vedete che posso scattare tranquillamente le quadri del morto sulle fiori vincenti che ho sulla mano, che mi crescono in più, e poi eventualmente tagliarla. Oppure la strada migliore ancora è questa qui, quella di fare, invece di contare 5 pezzi a picche, di farne 6, cominciando fin da subito, si gioca quadri e la taglio. Taglio la cuore. Poi gioco l'asso di picche. E adesso, però, attenzione, guardate un po' che cosa succede. È che trovo la 4-0. Ci crea dei problemi questo. Beh, mica tanto. Visto e considerato che abbiamo, al morto abbiamo dama 10-8 di picche, beh, adesso possiamo approfittarne proprio avendo quelle picche lì al morto. Ecco, qui ci troviamo in una situazione come se fosse addirittura divisa, perché adesso vedete, posso giocare piccola picca, supero di misura qualsiasi carta metta est. Qui possiamo, mettiamo che qui scarta, ovviamente scarta la fiori, non è che 10 quinto possa essere utile. Adesso giochiamo ancora cuori, la tagliamo con il re, rigiochiamo con picche facendo la passa arpante, e vedete come sono riuscito a fare le mie 12 prese con facilità. Adesso qui ci scatta la quadri. E adesso via, procedo a incassare le fiori. Adesso mi faccio 2 fiori e concederò e cederò la presa, la quadri finale agli avversari. Mano numero 11. Allora, vediamo, questa mano qui, sud, apre un cuore. Questo interviene in 2 quadri. Chi si dichiara con le carte di nord? Beh, sono, avendo il fit quarto e una decina di punti, è chiaro che 2 cuori è troppo poco. Se uno fa 3 cuori barrage, diciamo che non abbiamo certo le carte da fare barrage. Se, ecco, utilizzate questa sequenza qui, quando avete il fit quarto e almeno una decina di punti, usate l'assolista. L'assolista vuol dire che il fit quarto da invitante in su. Certo, posso anche essere forte, però sicuramente ho una mano invitante. Se il nostro compagno ci dovesse dire semplicemente 3 cuori, possiamo anche decidere di passare. Se abbiamo, certo che se noi proseguiamo, vuol dire che avevamo la mano forte. In ogni caso, noi abbiamo con la solista, diciamo semplicemente di avere una mano da invitante a anche una mano più forte. Quindi adesso su 3 quadri che è invitante, sud che in realtà non ha bellissime carte, però c'ha 15, è chiaro che può anche dire 4 cuori, sapendo che trova almeno una decina di punti da compagno, ecco che può dichiarare 4 cuori. E vediamo come si giocano queste 4 cuori. Allora, con queste carte qui, voi vedete che l'attacco a quadri, l'attacco a picche sono attacchi che regalano. L'unico attacco a ovest non lo sa, ma l'attacco, diciamo, che hanno fatto la maggior parte di questo è stato l'asso di fiori. Certo che il compagno adesso ha messo la piccolina, cioè, che si fa adesso? Beh, ormai che l'abbiamo fatta, si continua a fiori. E noi vinciamo di donna. Fatto questo, adesso prima di proseguire, andiamo un po', immaginiamo come fare questa mano. Abbiamo perso una fiori, pagheremo sicuramente l'asso di cuori, e poi c'è il problema, l'ovest ci ha dichiarato 2 quadri, quindi certo che potrebbe avere re di picche, oppure re di picche può essere, cioè, dovrò giocare ma probabilmente sulla divisione delle picche, l'impasse di picche o sulla divisione delle picche per poter scartare la quadri.
Intanto qui bisogna battere a tu. E quindi è normale giocare sul tuo re di cuori. Piccola, piccola, Est vince con l'asso. Potrebbe tornare a quadri, è la cosa, diciamo, però guardate un po' Est. Est decide, vedendo quelle cartine lì a morto, e visto che c'è stato l'attacco asso di fiori e fiori, Est decide di giocare a fiori. E guardate un po' che cosa succede. Ovest taglia con le 10. Ahi, adesso le cose si sono messe veramente male, perché adesso abbiamo già perso tre prese e dobbiamo farle tutte. E come facciamo a farle tutte? Vedete che io non ho ancora scartato al morto, perché il problema è questo. Supponiamo di adesso, dato che dobbiamo scartare qui, se uno scarta picche, guardate, Ovest decide di non giocare quadri, ma di giocare picche. Ecco, è vero, ci ha regalato una presa, ma noi questa mano ci ha regalato la presa di fante picche. Però noi alla fine adesso batteremo la tua, ma dovremo per forza di cose pagare la presa qua. Quindi è un regalo relativo. Torniamo indietro e dice: ma perché io ho scartato picche? E se invece di picche scarto quadri? E questo è il punto. Vediamo. Se dopo che Est torna a fiori e Ovest lo taglia e noi scartiamo quadri, ecco, Ovest può decidere di giocare quadri, eh? Adesso gioca quadri. Certo, ci ha regalato la presa con la dama, ma noi siamo al punto di prima, non le possiamo adesso giocheremo una parte di picche, ci va anche bene, però se non c'è il re secondo di picche, no, in questa mano finisce che andiamo sotto. Anche regala quando in questo caso non ci basta. E questa è la cosa interessante di questa mano qui, che con questa sequenza qui, che mi sono preso il taglio a fiori, questa mano apparentemente sembra che non si possa fare se gli avversari giocano bene. Invece, guardate un po', poi vedete che se scartando picche vado sotto e scartando quadri vado sotto, perché non sottotaglio questa mano? Che questa è la mossa vincente. Ovest adesso ha fatto il taglio e adesso tocca a lui. Io non ho scartato né la picca né la quadri, e adesso tocca a lui. Guardate un po' che succede. Adesso se gioca picche, la situazione è la seguente. Adesso faccio la presa di fante, tolgo di mezzo le atù, rifarò la parte di picche, adesso con le picche divise la quadri perdente sparisce. Torniamo indietro, ma e se invece di picche ci gioca quadri? E anche se ci gioca quadri, succede proprio la stessa cosa. Se questo qui, fatta la presa, dovesse giocare quadri, il fante o il re, vedete, adesso io faccio la presa con la donna, batto le atù, e proprio troverò che anche in questo caso riuscirò a fare la mano, perché vedete, adesso posso fare la parte picche. Batto anche l'asso di picche, guardate. E adesso quello che in genere non vi faccio mai vedere, ma in realtà ogni tanto vengono in modo automatico, perché vedete, adesso Sud batte tutte le atù e Ovest è la classica compressione, perché deve reggere per forza il re di picche e dovrà per forza di cose scartare le quadri e il tre di quadri diventa vincente. Adesso vedete, questo qui io gioco ancora cuori. Al morto ci scarta le picche che sono inutili. Gioco l'ultima cuori e vedete che sull'ultima cuori Ovest non può scartare le di picche, altrimenti fante di picche diventa vincente. Sarà costretto a scartare qua. E noi scartiamo la 7 di picche. E vedete che qualche volta, cioè, questa manovra qui del sottotaglio è capitata un po'. È chiaro che se Est non ritorna a fiori, cioè, se Ovest non attacca gli assi di fiori, Est dopo aver fatto la presa non ritorna a fiori, le cose non si verifica in questo finale qui. Però, vedete, dovete avere un po' di immaginazione, diciamo, questa mano qui. Sembrava una mano imbattibile all'inizio, che poi sembrava una mano infattibile subito dopo aver preso il taglio a fiori, invece in realtà, vedete, le possibilità c'erano e c'erano ancora. Ultima mano. Grazie.
dunque ovest apre un picche, nord, allora, ovest un picche, nord dichiara passo, est dichiara attenzione, guarda, ci sono, questa parte qui, est dichiara due cuori, se due cuori è forzata a marcia, è perfetto. Se lo fate forzare a mano, perché se lo fate forzare a mano è chiaro, ovest adesso ripete le picche, non può dare l'appoggio, ma adesso se ripetete le cuori, il compagno capisce che abbiamo la sesta, questo è il problema. È chiaro che se noi adesso, e soprattutto non è che sempre siamo nell'ambito del forzare a mano, perché se uno gioca due cuori e poi tre cuori, no, tipo sai che è una mano limite. È chiaro che beh, ci si può anche aspettare che il compagno passi. Se due cuori invece già forzando a marcia, possiamo ripeterle tranquillamente. Infatti, per chi gioca, altrimenti bisogna inventare, cioè, altrimenti bisogna dire 4 o inventarsi qualcos'altro. Tre cuori, passo, e ovest può anche dire 4 cuori, sapendo che dietro ha almeno la sesta. È il contratto normale, 4 cuori. Questo attacca 6 cuori. Guardate che questa mano qui. L'ho messa per ultima, se quella di prima sembrava un po' era spettacolare per il sottotaglio, questa è ancora più difficile. Qualcuno è riuscito a farla per l'aiuto degli avversari, ma in realtà questa mano, come vedete, noi abbiamo 6 prese di cuori, 2 prese di picche, 8, una presa di quadri, 9. Apparentemente sembra che qui abbiamo la possibilità. Intanto dell'espa di fiori, se l'asso di fiori è messo bene, ma quella mettiamolo da parte, quella è una possibilità. Altre possibilità ci sono, beh, l'affrancamento delle picche. E allora possiamo giocare l'affrancamento delle picche. Certo, allora la prima cosa da fare è quella di vincere di mano e cominciare subito l'affrancamento delle picche. Soltanto che però anche quelli che hanno giocato di lì si sono trovati la grandissima sorpresa, che è questa qui. Adesso gioco picche. Adesso quelli che tagliano di piccola si beccano sul taglio e le cose non si mettono tanto bene. C'è chi ha tagliato con il fante. Bene, ha tagliato. E adesso scopriamo che le picche non sono divise. Adesso giochiamo ancora a cuori. Andiamo al morto con il re di cuori e qui scopriamo anche la cattiva novella, sorpresa ancora più grossa. Legato solo 4-1. Adesso il contratto è diventato veramente un'impresa. Se non troviamo l'asso di fiori ben messo, ci siamo messi nei guai. E allora, vedete che adesso proviamo con la fiori, purtroppo anche questo ci va male. E alla fine siamo costretti a soccombere. Adesso questo qui ritorna al fiocchi. Vedete che le cose si sono messe male. Anche qui ritorna al fiori. Vedete che adesso posso anche tagliare. Non prendo il suo taglio, però come vedete, adesso posso incassare due cuori, però non arrivo a far 10 prese. Per quadri ne farò una sola. C'era il modo per fare questo contratto. E diciamo che la manovra c'è. Però bisogna avere anche un po' di fantasia. Questa mano qui, se non ci fosse stato il re di fiori, sarebbe stato più facile farla. Perché adesso vi faccio vedere come va fatta questa mano qui. Allora, il contratto è 4 cuori. Se non ci fosse stato il re di fiori, la cosa diventava semplice. Allora, l'attacco è cuori. Perché diventava semplice? Guardate, allora io prendo a cuori, gioco subito picche ancora, e a questo punto il contratto praticamente proprio non si può più perdere, basta fare una cosa semplicissima, sulla picca degli avversari si scarta la fiori, poi fate finta di non averli le di fiori, ora è un problema per gli avversari, cioè. Ora gli avversari fanno veramente fatica a battere il contratto. Guardate, noi riusciremo comunque ad affrancare una picca, perché avremo anche l'ingresso per poterlo fare. Voi vedete che fatta questa presa qui, vediamo cosa possono fare adesso gli avversari. Certo, Nord potrebbe giocare ancora picche e noi scartiamo ancora fiori, oppure giocare fiori. Guardate, fiori. Stud vince, che fa? Ritorna fiori.
Adesso noi lo tagliamo, andiamo a morto con la cuori. Voi vedete com'è la situazione. Adesso possiamo tagliare la picca tranquillamente, anche con un onore di cuori. Battiamoli a tutti gli avversari. Abbiamo affrancato la quinta di picche, che è la nostra decima presa. Vedete che sembra incredibile, ma questa mano qua, quel re di fiori è una carta che ci fa praticamente mandare fuori. Cioè, se noi non l'avessimo avuto, avessimo avuto per esempio la dama di fiori seconda, sapendo di avere comunque delle perdenti, qui bastava fare la perdente sulla picca e si scarta la perdente, in ogni caso. No, non è morto rovesciato. Sono riuscito all'affrancamento della quinta picche buttando via la perdente di fiori, dando per scontato che tanto il re di fiori non era una carta utile. Ok, grazie a tutti. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Grazie a tutti. Ciao, grazie a voi. Ciao Carlo. Buonanotte ciao. A tutti. Grazie, ciao.